Le novità di Venditalia 2016 continuano. Non perché ci siano questi due signori accanto, perché sono stati già presentati ufficialmente prima il 12 di settembre in occasione della manifestazione tenutasi a Catania, come nel caso di Roberto Tarenzi. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Né tantomeno nel caso di Cristian Palmieri, che nel lontano ormai marzo dello scorso anno, nel 2015, è stato da noi intervistato proprio in occasione del suo incarico, della sua presa di incarico per la SECO in qualità di direttore commerciale. Cristian, bentornato. Grazie a tutti e buongiorno. Siamo qui perché in realtà SAECO quest'anno presenta tantissime novità, sono davvero tante, ragazzi. Loro qui sono in qualità di responsabile Vendita Italia e direttore commerciale, ognuno ci guiderà in un piccolo percorso illustrativo per quelle che sono le novità 2016 di SAECO, che di fatto è l'azienda che qui a Vendita Italia presenta più progetti, più brevetti. Cominciamo con te Roberto. Allora, siamo in pieno territorio vending stand alone. Sì, eccoci. Allora, volevo appunto presentarvi le prime diciamo tre macchine che vediamo alle nostre spalle. Ve ne presenterò una per una e vi farò più o meno capire, o perlomeno cercherò di spiegarvi che cosa c'è all'interno. Hai 30 secondi per ogni modello, in modo da fare la sintesi e dire le cose essenziali che servono poi agli amici di VendingTV.it. Certo, ok. Allora, partiamo subito con la Atlante 700, dove all'interno praticamente abbiamo una giostra bicchieri che contiene due tipologie di bicchiere diverse, quindi un bicchiere più grande e un bicchiere più piccolo, e ha una macinatura e una zodatura variabile, quindi ci dà la possibilità in automatico, quindi per ogni selezione che noi andremo a, diciamo, a richiedere, abbiamo la possibilità di avere il prodotto corretto, quindi abbinato al bicchiere corretto. Questa è la prima macchina che secondo noi può avere veramente un gran mercato, sia in Italia che soprattutto all'estero. Andiamo avanti. Poi la seconda macchina che possiamo vedere in questa appunto, di fianco appunto all'Atlante di prima, è una macchina che ha un gruppo TTT con un bicchiere grande, tanto per farvi capire, un bicchiere tipo Starbucks, dove ci dà la possibilità la stessa macchina di erogare un espresso normale come lo possiamo bere in Italia e erogare nel bicchiere una bevanda alta come ad esempio la bevono in America, quindi un formato molto molto grande. La terza invece macchina che abbiamo qua di fianco è una macchina, una Cristallo 400, dove praticamente vediamo all'interno un touchscreen che in questo caso riprende un po' la versione della tastiera capacitiva di una Cristallo standard, e anche la possibilità con un semplice tasto di poter avere una tastiera un pochettino diversa, un po' più innovativa. L'interfaccia grafica, volendo, può essere anche personalizzata, e in questa fase, come potete vedere, in fase prototipale, ma comunque è già funzionante. Sempre all'interno di questa macchina abbiamo anche il gruppo riscaldato. Che cosa ci fa questo nuovo gruppo riscaldato? Ci va a dare quella spinta in più, quindi quel caffè caldo, come tanti gestori ci hanno richiesto, subito dalla prima erogazione. Quindi anche quando la macchina sarà spenta o sarà in stand by, quindi avrà dei momenti diciamo di rilassamento, mettiamola sotto questo aspetto, ci farà subito un caffè sicuramente più caldo rispetto a quello che abbiamo oggi. E infine sulle macchine, sulle Cristallo, avremo la possibilità di montare il kit antivandalico. Kit antivandalico che va a completare le tante novità presentate per la sezione vending di SAECO. Ma non sono un po' troppe per una sola fiera? Boh, forse sì, forse no. Diciamo che vogliamo dare un gran bel segnale al mercato e soprattutto anche a noi stessi. E credo, vista le tante persone presenti qui allo stand fino a pochi minuti fa, abbiamo fatto sgombrare tutto perché altrimenti non potevamo fare l'intervista, direi che c'è tutto, c'è davvero la grande presenza di pubblico che voi probabilmente vi aspettate. Roberto, grazie nel frattempo. Cristian, vieni con me, perché a questo punto tu ci guiderai dall'altra parte
dove c'è tanta roba, amici. Ci sono tante macchine dedicate all'OCS e all'Oreca. Noi ci avviamo nel frattempo, voi seguiteci. Vieni con me, avviciniamoci dall'altra parte, dove, nella sezione OCS e Oreca, dove, amici, abbiamo nel frattempo un mucchio di nuovi modelli, a cominciare dalla, come si chiama? Iperautomatica. Perché iperautomatica? Ricalca lo style e, diciamo, l'intenzione di ritornare a dare ai gestori italiani e esteri una macchina come era stato fatto tanto tempo fa sulla superautomatica, quindi una macchina semplice, robusta, duratura e di grande, grande risultato. Vedo che però questa non fa solamente caffè espresso in grani. Proprio per quello l'abbiamo chiamato Iper, perché ha qualcosa in più, non è solo super, ma ha anche la possibilità all'interno di avere due contenitori dei solubili e la possibilità di gestire differenti tipologie di gruppi caffè. Vediamo, apriamola nel frattempo. Qui ci sono 8 selezioni: caffè espresso, lungo, macchiato, cappuccino, cup choc, latte, cioccolato e cioccolato forte. L'apertura del tettuccio con i LED, notate bene, con i LED per tutte le postazioni che sono un po' buie. E dunque, due serbatoi, latte e cioccolata, caffè in grani, gruppo macinino con gruppo storico, anche questo preriscaldato? Questa avremo la possibilità, come tutte le altre macchine, di averla con il gruppo preriscaldato, come con il gruppo a 7 grammi, 9 grammi, 11 grammi. È in pratica una semi-automatica, ma con, diciamo, con la vecchia super automatica, ma con due solubili in più e tanta tecnologia in più rispetto a quella di 25 anni fa. Che sistema di gestione del credito può essere adottato con questa macchina? Qualsiasi sistema, perché la tecnologia che è stata utilizzata questa macchina, pur se compressa, è proprio una iper mini automatica, perché utilizziamo la stessa tecnologia, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare MDB, Executive e ovviamente Parallelo. E si può installare un sistema cashless direttamente in macchina o altrimenti, tramite un box esterno, utilizzare un altro sistema di pagamento. E ancora la aulica. Sì, l'aulica abbiamo fatto un aggiornamento per dare ai clienti la possibilità di gestire il credito, quindi abbiamo la possibilità di installare un sistema di pagamento o a carta o cash, e poi abbiamo dato la possibilità al cliente, che questa è una richiesta molto sentita, di erogare un cappuccino nella metà del tempo che era precedentemente necessario, quindi siamo sotto al minuto sui 45-50 secondi. Mica poco. No, assolutamente, siamo ai livelli delle migliori macchine professionali, con una macchina che è una entry level sul mondo professionale o un top di gamma per l'OCS. Ma anche in questo caso non finisce qui. No, assolutamente. Abbiamo una macchina dedicata per le capsule. Siamo orgogliosi di annunciare l'introduzione di Area. Area è un progetto modulare con cui è possibile lavorare con tre differenti capsule, con tre differenti formati di capsule: il Nespresso, il Lavazza Blu e il Capitali. La macchina ha la possibilità di lavorare con il latte fresco e ovviamente ha una serie di personalizzazioni sia a livello di finitura che a livello di gestione della macchina, che sono completamente disegnati su richiesta del cliente. È finita? Abbiamo altro? No, abbiamo anche la nuova Fedra Evo, con cui andiamo a chiudere la nostra gamma Evolution. La gamma che abbiamo iniziato ormai da un anno fa, e così si conclude con una macchina che riassume tutta la nostra, tutto il nostro design e tutta la nostra voglia di creare qualcosa di più adatto alle esigenze del cliente. Una macchina con il latte fresco, un mini distributore con il latte fresco, quindi una macchina che si avvicina alle esigenze del mercato Oreca, le va a sopperire al 100%, però ha una fascia di prezzo sicuramente molto molto allettante. Io naturalmente prima, insomma, ci giocavo su, ho detto è finita, è basta, è su, perché avere davvero
talmente tante novità in un'unica circostanza come Venditalia 2016 può far immaginare a quelli che sono i vostri contatti o clienti o potenziali tali che effettivamente è successo qualcosa di davvero rivoluzionario nell'ultimo anno. Sì, sicuramente l'arrivo di tante persone, come l'arrivo di tante tecnologie nuove, quindi è un connubio tra il fatto che Philips ancora intenda e intenderà investire su questo settore e la nostra intenzione di rinnovarci all'interno e all'esterno è presentata in questa fiera. Quindi è ovvio che l'abbiamo trasmesso, spero nel modo migliore, la volontà di Saeco e di Philips di portare avanti questo settore in cui noi crediamo fortemente, in cui stiamo investendo tempo e passione. La passione è il nostro cuore, in cui abbiamo dato anche il nostro logo, Heart of Coffee, e quindi secondo noi è una missione diretta di responsabilità sia nei confronti del nostro team, ma anche dei nostri clienti. Grazie Christian, la passione si vede tutta. Noi avevamo il desiderio di documentare attraverso le telecamere e i microfoni di Vending TV tutto quello che avete presentato e tutta la passione percepita dalle persone che ora si sono rimesse ai tavoli. Noi insomma le avevamo fatti scostare perché c'era talmente tanta gente che abbiamo detto: come facciamo un'intervista essendo divisi in due aree dello stand che sono separate proprio da questa macro area di tavolini dove tutti i vostri contatti e clienti stanno andando a discutere con i commerciali, con i tecnici, anche in modo un po' ludico quelle che sono le novità presentate quest'anno. Tantissime, davvero tantissime. Bene, e allora noi nel frattempo ti lasciamo finalmente al lavoro, avrai certamente tante persone che ti stanno aspettando, continuiamo nel nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di Venditalia 2016 per riuscire a documentare attraverso l'unico strumento audio-video disponibile al mondo quella che è la fiera del vending più attesa al mondo. Ti saluto. Ti ringrazio e vi saluto a tutti. E io nel frattempo continuo, non andate via. Avete visto tutte queste novità? Ce ne sono tante altre. Non andate via.